Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video un po' diverso dal solito perché vi voglio parlare di volanti che appunto servono per giocare ai videogiochi di corse sul PC o su console come PlayStation 4 e PlayStation 5. Io sono sempre stato un grande appassionato di videogiochi di corse, specialmente Gran Turismo, ci sono praticamente cresciuto, i giochi di Formula 1. Adesso sto giocando anche ad Assetto Corsa, insomma, mi piacciono molto, soprattutto i giochi di simulazione, e però non avevo mai avuto un volante, quindi ho deciso finalmente di darmi il beneficio del dubbio per vedere se era un tipo di controller adatto a me. Navigando in internet ho visto che il mercato è estremamente vasto, ci sono volanti che costano 100 euro e volanti che ne costano 1000, quindi diciamo che la mia scelta, la mia idea iniziale era quella di provare con un volante da 100 euro e poi vedere come andava. Però navigando su internet ho anche notato che molte persone che avevano acquistato il volante appunto da 100 euro sconsigliavano di comprare questo volante perché non aveva la driving force, cioè un sistema di feedback che i volanti un po' più costosi incorporano, che restituisce la forza di sterzata, il feedback della forza di sterzata, cioè se voi state sterzando sotto curva il volante diventa più duro e restituisce un feedback maggiore. I volanti senza questa tecnologia sono praticamente volanti molli, quindi non diventano più duri o meno duri a seconda del tipo di curva che state affrontando. E quindi nei volanti, il volante da 100 euro che ho visto era Lori Apex, che vi metto qui, però poi i volanti che integravano questa tecnologia della driving force erano o il Thrustmaster T150 o il Logitech G29, che stavano su un range di prezzo che partiva da 200 euro per il T150 fino a 250 per il G29. Mi sono lasciato un po' sedurre dal design del G29, anche dalla pedaliera che mi sembrava meglio realizzata con questi pedali di acciaio, e quindi ho acquistato il Logitech G29 e adesso ve ne parlo un po' nel dettaglio. Questo è come si presenta il volante. Come vedete è una struttura estremamente solida e anche un'impugnatura veramente comoda, perché ha questa specie di imbottitura che veramente non perde mai grip, anche ergonomica, quindi comunque lo potete impugnare molto bene durante il gioco. Questo, il G29, come vi ho detto in precedenza, è il layout PlayStation, che è appunto i tasti triangolo, quadrato, cerchio X, R2, R3, e poi i tasti L1 ed R1 sono dati dai selettori delle marce, che sono in metallo e sono proprio posti dietro al volante. Ci sono poi una serie di tasti extra, come ad esempio più o meno, qui che uso la Formula 1 per diminuire o aumentare il mix del carburante. Poi c'è anche qui una rotellina extra che può essere utilizzata, se non erro, su Gran Turismo 7. E la cosa importante di questo volante è che appunto ha la driving force, cioè quando voi state in curva, oltre alla vibrazione ovviamente, ma quando voi state in curva non gira liscio, ma dovete applicare una certa forza. Vedete che non gira se io metto poca forza, ma dovete usare un bel po' di forza per girare. Poi ha un angolo di rotazione di 2 giri, quindi si blocca qui e poi ritorna in posizione da entrambi i lati. Parliamo un attimo della pedaliera. La pedaliera ha 3 pedali, che sono la frizione, il freno, che è molto tosto da premere. Infatti ho messo dal driver, adesso vi faccio vedere anche il driver al computer, ho messo la sensibilità al massimo perché era impostata al 50%, ma molto duro da premere. E poi il tasto dell'acceleratore, che vedete è più liscio, mentre quello del freno ha una corsa molto più bassa. Durante passano 3 cavi, e il primo cavo è quello della pedaliera che va dentro al volante, poi c'è il cavo USB da collegare al computer e poi c'è il cavo dell'alimentazione che va in una presa di corrente. Guardate cosa succede quando io infilo il cavetto USB per la connessione al computer: il volante inizia a girare da solo per calibrarsi. Per quanto riguarda la stabilità al tavolo, è data da... ci sono delle pinze qui, come vedete, che possono essere regolate da queste manopole.
quindi vengono appunto, loro si muovono su e giù e stringono il volante, ma che resta veramente veramente solido, quindi non si muoverà di un centimetro. Quindi adesso vi faccio vedere i driver al computer e poi passiamo al gioco. Il driver del computer si chiama Logitech G-Hub e una volta collegato vedete che viene riconosciuto immediatamente il volante. Se noi andiamo a cliccarci vedete che potete settare tutta una serie di parametri. L'intervallo di funzionamento sarebbe l'angolo di rotazione del volante, che ha un minimo di 180 e un massimo di 900. Io questo lo regolo a seconda del gioco che voglio giocare. Ad esempio in Formula 1 utilizzo 180 perché mi trovo bene con le curve strette, cioè non voglio fare 2000 giri del volante per fare una curva. Però se tipo dovete giocare a giochi tipo, non lo so, tipo Track Simulator o Farming Simulator e dovete manovrare trattori o camion, ovviamente avere il volante che fa un angolo di rotazione molto ampio è molto comodo. Invece qui c'è anche la sensibilità dei pedali. Come vi ho accennato, ho messo il freno al massimo a sensibilità perché altrimenti andava premuto veramente veramente tanto per fare una frenata pesante. E siamo su Formula 1 2022 che ho veramente appena comprato, perché giocavo a Formula 1 2020. Come vedete possiamo utilizzare tutti i tasti del volante per navigare sui menu e selezionare le varie cose. Facciamoci un giro a Melbourne. Ho messo sia il video dei pedali che il video del volante, così potete vedere come funziona. Quindi partiamo con il giro di Melbourne. È un giro cronometrato, quindi sto da solo, non è una gara, e sto giocando con le marce automatiche perché ho comprato questo gioco ieri in realtà, e io giocavo a Formula 1 2020. Volevo skippare anche il, perché non ho comprato il 2021, però volevo skippare anche quello di quest'anno, però poi ho visto video che era molto bello il gioco, poi ci sono le macchine nuove che a me piacciono, e poi adesso che finalmente la Ferrari è tornata a giocarsela lì davanti ho deciso di prendere il gioco, quello del 2022, perché è una questione d'orgoglio. Al 2020 eravamo sempre quinti, sesti sul gioco, cioè. Vedete comunque come la risposta del volante è precisa. Io gioco con come vi dicevo, un angolo di sterzata molto stretto, quindi per fare le curve non devo ruotare il volante chissà quanto, ma mi trovo bene così. Anche la risposta dei pedali è assolutamente perfetta, precisa. Ah, ho perso. Assolutamente precisa, non c'è assolutamente nessun lag, nessun input lag. La risposta dell'accelerata è veramente perfetta. Ma questo volante è molto famoso in realtà, cioè è molto rodato, sono anni che è sul mercato. Però squadra che vince non si cambia. 1.22, quanto ho fatto? 1.21.79.779, schifo. Sto solo 10 secondi, 3 secondi dietro ai tempi veri. Comunque questa è Formula 1 2022. Adesso vi faccio vedere Forza Horizon 5. Ok, stiamo facendo una gara su Forza Horizon, così vi faccio vedere come funziona il volante. Allora, questo gioco con il volante è veramente molto molto divertente, ma è molto complicato, almeno rispetto a Formula 1 dove la macchina era molto molto più stabile. Però è assolutamente giocabilissimo, anzi ne vale assolutamente la pena di prendere il volante anche per giocare a Forza Horizon. È un po' più complicato anche perché bisogna fare i drift, insomma, giocare col freno non è facile se siete abituati ai giochi di corsa. Quindi ragazzi, per questo video credo che sia tutto. Se avete domande scrivetemi nei commenti oppure contattatemi su Discord. Spero di avervi aiutato se eravate in dubbio nel scegliere un volante, o comunque
dato un'opinione riguardo il G29, che secondo me è un ottimo volante. L'ho provato per alcune settimane, 3-4 settimane che ce l'ho. Funziona molto bene, non mi ha mai dato problemi. Certo, immagino che il prezzo è altino, però condivido il fatto che è meglio spendere un po' di più piuttosto che avere un volante da 100 euro che poi non usate perché non vi piace. Quindi ciao e grazie, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!